Questo tenente colonnello ha subito fatto amicizia con i miei genitori e ha proposto loro: volete venire in Italia? Vi aiuto io. E allora naturalmente loro, dopo che hanno pensato un po', hanno aderito, e così a luglio del 41 hanno preso il treno in uno scompartimento di seconda classe, e davanti a questo scompartimento c'erano due soldati italiani che sono stati messi dal tenente colonnello a guardia di questa coppia. Sono nata a Fiume il 10 giugno del 42 e grazie a Giovanni Palatucci. Quindi la mia vita l'avevo lui. E penso anche a tanti che hanno fatto queste attività e che poi vengono persi nella memoria. Noi abbiamo la fortuna di ricordare Giovanni Palatucci e stiamo cercando, come Polizia di Stato, di far riemergere queste storie. Il nostro impegno contro queste teorie assurde, cospirazioniste, negazioniste, contro il suprematismo, contro l'antisemitismo, deve essere assolutamente costante e non dobbiamo mai abbassare l'attenzione. Basta andare sul web, basta fare indagini, e le facciamo, c'è tutto questo. Tutto questo per me si fonda sulla menzogna, ma anche sull'ignoranza più assoluta. E quindi io ritengo fondamentale che nel percorso di crescita e di preparazione di colleghi, di funzionari di polizia, ci debba essere una conoscenza diretta, un contributo, e sentire queste esperienze così straordinarie, perché purtroppo queste vicende non sono così lontane. Io personalmente mi sono occupato di indagini dove c'erano delle farneticazioni e si udivano alcune cose, c'era l'esaltazione di quello che è l'orrore puro, che avremo occasione di vedere, che purtroppo c'è ancora ed è reale.